Siamo con il Presidente Chiametti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri. Qual è il ruolo oggi del pediatra nell'infanzia? Un ruolo molto importante anche perché lei ha parlato di una querella con i neuropsichiatri. Ecco, come differenziare e coordinare queste due figure a tutela dei bambini? No, non c'è una querella con i neuropsichiatri, solo una precisazione che il pediatra è la figura deputata alla presa in carico del bambino fino alla nascita. Conosce la famiglia, viene a conoscerla, conosce lo sviluppo del bambino, ha gli strumenti per poter sospettare i primi sintomi di patologia anche sulla sfera neurocognitiva e ha bisogno del neuropsichiatra infantile quando il sospetto può diventare certezza per fare una definizione di diagnostica. Quindi si tratta solo di coordinare l'intervento di due specialisti che rispetto al tema del nostro convegno devono lavorare in integrazione reciproca. Qual è l'emergenza oggi? Ho visto che la FIMP è una delle poche che parla degli aspetti psicorelazionali. Che cosa vuole dire? Che noi stiamo assistendo ad una sempre maggiore presenza di disturbi di questa sfera neurocognitiva che poi vediamo esplodere nei disturbi durante l'età scolastica, dislessia, disgrafia, ma al di là di questo anche per i disturbi comportamentali, l'iperattività e quant'altro che mettono radici nei primi mesi, anni di vita e invece poi esplodono in età più tardiva. Noi dobbiamo attrezzarci con strumenti in grado di capire quando un bambino si mette sul crinale di poter avere problemi di questa natura. Puntate a una maggiore formazione, parlava di una diagnosi a 18 mesi, che cosa vuole dire? Che per quanto riguarda il discorso dell'autismo e dei disturbi della sfera autistica, se la diagnosi viene fatta prima dei 18 mesi abbiamo poi la possibilità di interventi molto più efficaci, se la diagnosi viene fatta a 3-4 anni le possibilità di recupero calano moltissimo. Quindi noi dobbiamo formare noi stessi la categoria con contenuti che guardano anche agli aspetti di capacità di intercettare i disturbi della sfera neurocognitiva. L'ultima battuta sulle vaccinazioni, c'è un allarme morbillo oggi, sta aumentando appunto questa malattia perché i bambini si vaccinano meno e qual è il rapporto con l'autismo? Allora, il rapporto tra morbillo e autismo non esiste, è stato detto che ci poteva essere una relazione ma tutti gli studi hanno documentato ed escluso che ci sia questa relazione, quindi questa è una bufala che va assolutamente sfatata. E il morbillo per ora non è ancora a livello di epidemia perché siamo ancora su tassi di copertura dignitosi, ma però vediamo che stanno calando in maniera significativa e questo ci preoccupa molto perché il calo delle coperture vaccinali farà ricomparire malattie che adesso le vaccinazioni stanno tenendo sotto controllo. Prima ha dato un dato in parallelo all'encefalite, ce lo può ripetere? Ah sì, che la malattia morbillo che tutti considerano che i bambini l'hanno sempre fatta e che non ha problemi ha un'incidenza di encefalite di un caso ogni 1000 bambini che prendono la malattia e la vaccinazione fa scomparire questo dato e non c'è nessuna correlazione. E in una popolazione di 1 milione di bambini vaccinati il rischio che possano avere una forma di morbillo che possa in qualche modo portare a una problematica è di 1 a 1 milione, appunto. Mi pare che tra 1 a 1000 e 1 a 1 milione non ci sia storia.